Il tema di questa presidenza del G7 italiana è costruire le basi di una fiducia rinnovata. A giudicare dai leader che interverranno, mi verrebbe da dire che prima di chiedere di rinnovarla dovrebbero dimostrare quantomeno di meritarla, una fiducia. Si poggia su tre pilastri. Uno è il cambiamento climatico. Si parla di un'azione ambiziosa per attuare la COP21 di Parigi, con Trump che vorrebbe addirittura sconfessare quel poco ottenuto, e l'Italia, presidente, con il maggior numero di morti in Europa per inquinamento dell'aria, ben 84.000 nel 2012. Siti catastrofici come Taranto e Civitavecchia. Si parla di sostenibilità economica e sociale e riduzione delle diseguaglianze. E come si vogliono ottenere? Ce l'avete detto prima, con il libero commercio selvaggio. E le diseguaglianze infatti crescono, mentre la transizione energetica e la lotta all'evasione fiscale restano ancora un miraggio. Da ultimo l'innovazione verso la rivoluzione della produzione, con l'Italia, il mio paese, ultimo paese europeo del G7 per investimenti nel settore. Insomma, il governo italiano del Premier Gentiloni, più che sparare slogan, dovrebbe dimostrare di avere le competenze e la volontà di dare l'esempio, facendo i compiti a casa. Così si guadagnano fiducia e credibilità, anche per non lasciare l'intera Unione in mano alla Francia e alla Germania.